dove si dà da mangiare a chi ne ha davvero bisogno. Le cucine popolari di Padova. È andata per noi Francesca Iuculano. Alla stazione di Padova, siamo nelle cucine popolari, cucine economiche popolari con Suor Lia qua vicino. Qua non si distribuisce solamente cibo, generi di prima necessità, ma si va incontro a tutte le esigenze della popolazione e dei poveri, anche a quelle sanitarie. Sì, c'è un ambulatorio, un servizio medico ambulatoriale che è gestito da noi, dalla chiesa locale di Padova. E operano 25 medici a livello proprio di una settimana e garantiscono presenze di 3-4 ore, alle volte anche 5 giornalieri, per tutte le persone che non hanno assistenza medica, quindi sia per italiani sia per stranieri. Quante persone mediamente usufruiscono di questo servizio? Beh, potrei dare un dato certo. L'anno scorso ci sono state più di 6.500 prestazioni. Vestiti e scarpe qua, c'è bisogno di tutto, Suor Lia, anche di cambiarsi dopo la doccia. Sì, c'è bisogno perché le persone che vivono sulla strada hanno come casa una borsa quando ce l'hanno. E quindi quando vengono a chiedere di fare una doccia, in genere chiedono anche un cambio, un vestiario, anche se cerchiamo di promuovere la possibilità che uno si lavi almeno una volta, un jeans, una maglia,